Ciao bulletti, questo è Electric Peo. Electric. E dietro di me state vedendo chi si sta creando magicamente il disegno. Lo specialissimo disegno per i 500.000 iscritti della Sabri Gamer. That's what I'm talking about. Anche se già l'ha raggiunti tempo fa, stiamo un po' correndo con il programma, diciamo, delle cose da fare con Vegas e i mates in generale. Quindi stiamo arrivando un po' in ritardo con le cose, non lo so. Fatto sta che questo disegno ha richiesto una settimana precisa per essere fatto, che è anche molto poco, contando che in genere delle matite ci vogliono 3 giorni per l'inchiostrazione, almeno altri 3, e poi c'è la colorazione. Ho dovuto saltare molti passaggi per accelerare il tutto, e forse lo noterete anche voi, nel senso che abbiamo fatto uno schizzo appena abbozzato e da lì ho già iniziato a inchiostrare, perché c'era da tagliare un po' i tempi. Quindi abbiamo tutti i personaggi che fanno parte della vita da youtuber di Sabrina, quindi abbiamo tutti i mates, abbiamo Klaus, abbiamo i gatti e molto altro. Sono parecchio soddisfatto di questo disegno, in particolare poi quando ho lavorato con i colori, con le ombre e le luci, perché diciamo che ho sperimentato un po', come faccio sempre. Di solito andare sul sicuro e fare sempre la stessa tecnica di colore è una buona scelta, però forse non ti permette di migliorare, allora è meglio sempre sperimentare qualcosetta. Quindi ho fatto questa scritta dei 500.000 molto precisa, che volevo fosse una luce, proprio che fosse una scritta che emanasse luce, come se fosse lì proprio piazzata davanti al divano, e l'ho fatta fucsia, fosforescente, fucsia potente, proprio con questa luce che andava a illuminare un po' il tutto. Quindi ci sono zone di ombra molto nette, di contrasto, e la maggior parte della luce è tutta fucsia, se non tutta, non la maggior parte, tutta la luce è fucsia. Questa volta ho seguito anche un altro metodo, diciamo, per organizzare un po' il lavoro. Di solito si fa matite, inchiostro, colore, basta, zitto lì, perché si devono accelerare i tempi. Però sempre prevedendo eventuali modifiche, prevedendo imprevisti o quello che diavolo è, ho mantenuto ogni personaggio in un gruppo a sé stante. Quindi ogni personaggio ha il suo livello schizzo, ha il suo livello inchiostro e il suo livello colore, che già lo potete notare dietro di me, perché vedete che c'è l'inchiostro e un colore un attimo lì per tamponare, no? Per riempire e capire intanto, ok, quello è fatto, quel personaggio, passiamo al prossimo. E la stessa cosa è successo durante il colore, quindi si colorava uno ad uno. Da una parte è un po' da fuori di testa, perché devi già immaginare quale sarà il risultato finale, tipo come saranno le luci alla fine, ce le devi avere in testa, perché andrai a colorare un personaggio per volta, aggiungere le luci e le ombre in un personaggio per volta, e devi avere sempre presente dove è la fonte di luce, dove quindi saranno le ombre, devi avere già chiaro il quadro, come verrà alla fine. E questo quindi è il processo che ho seguito. Dietro di me magari stiamo ancora all'inchiostrazione, non lo so, non ho registrato come al solito tutto il disegno, perché questo significava registrare ore e ore e ore e ore di registrazioni. Inoltre, quando uno registra ti si rallenta anche il computer, perché il computer sta dicendo, ok, sto registrando o disegnando, aspetta, calma, ehi. Quindi non ho potuto registrare proprio tutto il disegno, ma una buona parte sì. Comunque sì, alla fine vi faccio vedere tutto il disegno bello completo, una gran figation, proprio bello tosto. Non so se già, non so quando uscirà questo video fondamentalmente, perché stiamo sempre aspettando un po' i tempi organizzati da Vega sulla consegna del disegno alla Sabri, in modo che non gli venga spoilerato il fatto che io ho fatto un disegno per lei, in modo che rimanga una sorpresa, ecco. Quindi forse questo video lo sto registrando, allora, diciamolo, io questo video lo sto registrando il 22 gennaio del 2017. In base a quando uscirà questo video vuol dire che Sabrina già lo avrà ricevuto come regalo, e io avrò quindi il permesso di pubblicare il processo artistico per fare questa opera d'arte incredibile, vabbè, ti cavoli, e l'avrò anche pubblicato su Instagram, spero. E ho sempre il dubbio, perché ultimamente su Instagram vedo un sacco di persone che pubblicano foto o cose pezzate in quadratini, in modo che poi nel profilo generale si veda la composizione di quadratini con tutta la foto. Charlie Moon sta davvero abusando di questa cosa. Charlie, stai calma, stai facendo queste composizioni di foto che proprio, oh, ti mandano un po' fuori di testa, Però io pensavo che per un disegno potrebbe essere una cosa carina, perché questo è un disegno davvero grande. L'impaginato è un A1. Un A1, per capirci, è: prendi un A4, raddoppialo, avrai un A2, raddoppialo, avrai un A3, raddoppialo, cioè A4, A2, A3, no, A4, A3, A2, raddoppialo ancora, A1. Il formato
quadrato più grande infatti è l'A0, che è proprio una coperta, non è una tavola, non è un disegno. Puoi stamparti un A0 per usarlo come coperta, appunto. Quindi l'A1 è bello grosso. Per questo dicevo, se io lo pubblico su Instagram a quadratini, che poi io clicco sul quadratino, sul profilo e vado a zoomare, quindi sul disegno, sarebbe una cosa figa, perché sul profilo lo vedi tutto intero. E se dicevo, voglio vedere la faccia di Sasha, tac, e mi ha zoomato nella foto quella lì, che poi posso zoomare ulteriormente, perché solo recentemente mi sono accorto che Instagram ti permette di zoomare, chissà da quanto, con quale aggiornamento sarà arrivato questa cosa. La verità è che non ne ho la più pallida idea. Oh, guarda un po', dietro di me ormai siamo al colore, come potete vedere. Adesso sto colorando Sabrina, probabilmente, non lo so, perché non so poi come editerò il video. E come vi avevo detto, colorando un personaggio per volta, quindi ci metto ombre e luci e tutto quanto, insomma, un personaggio per volta. Quindi sempre presente, ho la luce fucsia qui davanti a me, in questo punto della stanza, io sono a questa distanza da quella luce e me lo devo già immaginare. Di solito ho sempre lavorato invece in un tutt'uno, nel senso, quando vado a colorare tutto, inizio a mettere luci e ombre un po' dappertutto, un po' tutti i personaggi, così è un risultato un po' più omogeneo e forse anche il processo più giusto. Però quando disegni in digitale, disegni così grandi, con così tanti personaggi, forse al contrario è molto più comodo tenerli in gruppi separati, in livelli separati, a sé stanti, proprio perché non sai mai se ci dovranno essere delle modifiche, non sai mai se fai un errore catastrofico e dici, ah no, devo cancellare questo pezzo di disegno e rovini un sacco di roba. Invece no, se fai un errore catastrofico su Surrey, ad esempio, cancelli e modifichi solo quel pezzo di Surrey. Quindi è un metodo molto comodo dal punto di vista organizzativo, del processo lavorativo per fare un disegno, molto scomodo dal punto di vista artistico. Io non mi ritengo un artista assolutamente, sono più molto tecnico nei miei disegni. Però sì, non perdi forse un po' quel flusso artistico del ombre, luci, sto a fare un po' tutto, no? C'è tutto chiaro, no? È più tipo segmenti, quindi forse può creare difficoltà. Ho notato parecchie iscrizioni al canale ultimamente, cosa che mi sorprende un po', perché di per sé non pensavo mai neanche di crescere sopra i 1000 iscritti, diciamolo. Il mio è solo un hobby questo qua, il mio lavoro è disegnare. Però già che ci sono, visto che non mi costa neanche tantissimo, registro i miei disegni e le mie cose e le carico. Quindi sicuramente do il benvenuto a tutti i nuovi iscritti, a cui non ho dato il benvenuto fino adesso, che sono circa 250 tipo in questa settimana, non me ne ero neanche accorto, quindi grazie mille. Ma soprattutto dite ai vostri amici che questo è il canale più top, proprio YouTube Italia, proprio non ha mai visto una roba del genere. Chiaro? Chiaro? E ora vi faccio vedere il disegno bello intero, appena finisce la registrazione qui dietro, di tutto, il tutto, e tutto il disegno dello speciale 500.000 Sabri Gamer. That's what I'm talking about. Questo era Electric. E non ti scordare di mostrare un po' di amore a questo pulsante qui sotto a forma di pollice in su. That's what I'm talking about. Yay! Yeah.